No, stavo dicendo che questa era la mia Gibson che suonava. Ah. Allora, adesso, prima abbiamo parlato di Valentini e del progetto Incantare, ora voglio proprio farmi parlare bene approfonditamente da Loredana, di questo progetto. Incantare è il metodo che ho creato io qualche anno fa, che ho depositato ovviamente, e che in più lingue significa, oltre al canto, significa anche amore e magia e mi rappresenta. Ed è un metodo particolare con il consuling, con la cantoterapia, e l'ho inserito in diversi contesti, tra cui lezioni individuali alla Cavern Music Academy di Andrea Cervetto. E poi sono entrata a far parte di questa nuova neonata, come ha detto Gianluca Valentini, regista, accademia che si chiama H-Media. 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 H-Media, e saremo veramente in tanti e faremo qualcosa di Mi hai detto grande, che si era spera. ancora un progetto in embrione, invece si sta Adesso sì, concretizzando e di conseguenza è nata. ho voluto avervi qua anche perché comunque quando c'è qualcosa di nuovo, di musicale che parte, bisogna farlo sapere a tutti. E Abbiamo poi, partorito. esatto. Poi invece volevo continuare a parlare un po' con Giorgio perché mi raccontavi che comunque iniziano a esserci degli impegni abbastanza, diciamo, interessanti. La ripresa musicale comunque, diciamo, ormai da qualche mese inizia a essere intensa e di conseguenza lui è felice perché può fare di nuovo quello che è la sua passione, Eh quindi beh, la sì. musica, con diversi È gruppi. vero, è vero. Allora, diciamo che l'anno scorso con Mito siamo riusciti a fare una decina di serate ed è già un bel successo. 2 anni fa, in piena, anzi, Pandemia. d'estate va giù la cosa. Siccome siamo riusciti a fare ben 3 serate, pensa, incredibile. Adesso quest'anno si sta muovendo di nuovo qualcosa, speriamo bene perché Tra abbiamo l'altro, già. mi sembra che ti tratti sempre bene come musicisti perché Eh mi hai beh detto sì, due o tre nomi, allora non sì, scegli beh, male, via. allora io a parte il Mito New Trolls con Andrea Cervetto, Ricky Belloni e Alex Polifrone, io poi ho un'altra band che si chiama Super Band, nella quale fa parte il mio socio tastierista Enrico Bianchi, alla batteria Freddy Vandresi che avete visto nel E certo. video e Diamante. scusami, Alex, oh, scusa, mi sono confuso un attimo. Sì, perché Perché talmente faccio, tanti ho tanti di gruppi. quei No, gruppi beh, e non ci capisco infatti, più sicuramente, voglio dire, niente. magari Niente, The New va bene. Crosby, Italy, Nuova Comunque, Idea, chi più ne ha più ne metta, cioè tanti con la nuova progetti. idea, tra l'altro, giusto, mi hai ricordato, nuova idea, facciamo ogni tot anni, ci chiamano per fare come dire, una Una reunion. reunion. Allora, in questo caso, noi il 22 di maggio siamo a Verona. La Ah. nuova idea, Paolo Siani, batterista Certo. insieme a me, che mi ha creato, Roberto Tiranti al basso, e poi ci sono Nick Carraro alla chitarra e Paolo Tognazzi che sono di Brescia. E Paolo Siani è riuscito a mettere insieme di nuovo questa band, chiamiamola, questa nuova idea, rimettere insieme. E noi il 22 appunto maggio siamo a Isola della Scala. E a fare di nuovo un po' di nuove idee, io mi rituffo nel passato. E un altro tuffo nel passato, Carmilla, lo vogliamo fare con un altro brano che però ci fa ascoltare Loredana? Allora. Bye.
No, no, va bene. Comunque, devo dire che la voce e magari il maestro che hai avuto a fianco ti ha portato e ti ha elevato veramente a queste tonalità molto particolari. Lui è il mio guru, la mia maestra è stata la Dea. Dimmelo, infatti, che volevo chiedertelo. La stessa maestra dell'Antonellina dei Mattia Bazzardi, Alice Tipa, Dea. Esatto. E poi, mentre andavo a scuola di canto, ho conosciuto alla vaschetta il mio guru, eccolo qua, e lui è il Pippo Baudo della situazione, perché dice, l'ho scoperto io. No, no, è poi... che c'ha una voce che è inutile, cioè, non si discute, quindi parla da sé, parla la voce. Adesso, prima di ascoltare un altro brano, vorrei ascoltare un altro saluto fatto ai nostri due ospiti. Di una persona che aveva appena finito di scrivere un brano stanotte e di conseguenza, come dire, era quasi pronto per andare a dormire, però prima di coricarsi ha saputo che voi eravate qua e ha voluto mandarvi un piccolo saluto. Vediamo. Ciao Loredana, ciao Giorgio, scusate un attimo, abbasso un pochino perché mi si appannano gli occhiali e soprattutto perché sono in debito di ossigeno. Allora, scusate l'aspetto più urfido del solito, ma ho scritto tutta la notte, ho lavorato tutta la notte e ora questo è il risultato. Vi prendete il pacchetto così com'è. Allora, innanzitutto vorrei ringraziarvi per aver scelto di ridare alla luce questo pezzo che alcuni lustri or sono, insieme al compianto e amico fraterno Beppe Quirici, a cui invio una nuvola di abbracci, avevamo scritto appositamente per Giorgio. Che dire, i due sono palesemente una coppia vincente. Lui non ha bisogno di presentazioni, perché Giorgio Usai è come l'acqua, la conoscono tutti e piace a tutti. Di solito si dice, ah, quel musicista ha suonato con i migliori. Io direi, nel caso di Giorgio, direi i migliori hanno suonato con lui. All right? Ok. Per quanto riguarda Loredana, Loredana è un'insegnante di canto di pregevole fattura e ha fatto un altrettanto pregevole metodo, ha scritto questo metodo. Lei è una di quegli insegnanti che può permettersi anche di dire fai quello che ti dico e fai quello che faccio, perché è una splendida cantante, canta tutto bene, potrebbe rendere cantabile, o quantomeno potrebbe cantare anche, che ne so, il listino prezzi di un ferramenta. Quindi, tirando le somme, la coppia è vincente, il pezzo se lo merita, si merita un po' di successo, e non mi resta che incrociare le dita, augurarvi di sbottare, e vi abbraccio forte. Ciao papi, ciao Tippettino! Bene, amici, vedi, amici, quando Lucio Fois, esatto, colui quando... che ha scritto il brano 40 anni fa, il grande Lucio Fois, che adesso è un po' di tempo che non lo vedo, però è un'occasione d'oro per rivedere. Però se l'avesse fatto più dritto, magari, ma perché i registi poi abbiamo dovuto vederlo così. Grazie Lucio. Grazie Lucio. Grazie Lucio. Grazie Lucio, grazie. E allora Camilla, abbiamo ancora posto per un brano? Oppure... Sì, ok, allora scegli tu, perché quest'oggi veramente... Se stasera ti vorrei, no? Sì, ok. Quello lì. E poi ritorniamo per i saluti.
perché tu hai bisogno di me. Stasera siamo qui, però siamo arrivati all'ultimo, ai pochi ultimi minuti della nostra trasmissione, però io vi prometto, perché lo voglio, che vi inviterò di nuovo perché avevo ancora tanto da parlare. Questo volentieri. È stato, diciamo, l'aperitivo serale della nostro backstage. Posso salutarlo, Maurizio? Saluti Martellini. Chi vuoi, salutate chi suonava, volete. Chi suonava, esatto. Maurizio Martellini, il produttore di Bocelli. Esatto, e infatti io ringrazio comunque tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata, ringrazio ovviamente Giorgio e Loredana. Grazie a voi. È stato grazie a te. Un vero piacere essere davanti a voi che date la possibilità alla musica di elevarsi. Come diceva poco fa qualcuno, Giorgio è come l'acqua, piace a tutti. Grazie a Lucio, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Backstage. A sorpresa? Grazie. Esatto. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie a te, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.